scaricare delle 18 ha preso il via la tradizionale festa della città alla corte di Re Laurino di Bolzano. Fino a domenica 11 settembre, lungo le vie del centro storico, oltre 600 volontari delle associazioni cittadine che operano in diversi ambiti, quali sport, cultura, tradizione e tempo libero, proporranno numerose specialità gastronomiche per accontentare un po' tutti i palati. A dare il via ufficiale alla festa, dal palco principale installato in Piazza Walter, come sempre, l'immancabile momento della spillatura della birra, e non poteva che essere quella di Foresta, la birra Forst. Abbiamo 19 associazioni, la festa c'è ogni due anni e con quello che le associazioni riescono a ricavare da questa festa riescono ovviamente anche a tirare su i loro settori agonistici oppure le loro attività culturali, l'attività giovanile, ricreativa. È una festa per i bolzanini dove i soldi che vengono spesi vanno direttamente di nuovo investiti nell'associazionismo bolzanino e perciò in favore di tutta la collettività. Sì, cerchiamo di fare una festa, ma cerchiamo anche di non esagerare, e questo vuol dire musica non a troppo alto volume, anche forse se prima si è sentita, e poi evitare i superalcolici, smettere con la musica comunque un'ora prima che la festa si chiuda. L'evento offrirà, oltre a tanti gustosi piatti, anche spettacoli proposti da artisti di strada, e sui palchi, dislocati in diversi punti del centro, si potrà ascoltare musica dal vivo. Da ricordare infine che gli organizzatori, per questa nuova edizione della festa di Re Laurino, hanno deciso di vietare la vendita di superalcolici sia negli stand che nei bar fino a domenica sera, per garantire a tutti una festa serena e tranquilla.